Gabriele Guidi e Sabrina Capucci sono i figli di Kathryn Spack e la loro madre ha una relazione rispettivamente con Johnny Dorelli e Fabrizio Capucci. Gabriele Guidi è il futuro marito di Antonia Liscova, attrice di grande successo la cui versatilità il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare sul grande e piccolo schermo. A livello professionale, Guidi voleva in qualche modo seguire le orme dei suoi genitori e prendere piede nell'industria dello spettacolo, soprattutto come produttore e regista teatrale. Antonio Ferrari, ex cognato di Kathryn Spack / ho amato sua sorella Agnès per 11 anni. Il suo debutto cinematografico è stato nel film The Bats of Terezin. Non ci sono molti dettagli su di lui, se non che su Instagram si definisce un personaggio indesiderabile. Non si può negare che abbia una somiglianza fisica con suo padre, Johnny Dorelli. Avvicinandosi al suo matrimonio con Antonia Liscova, quest'ultima ha dichiarato: Johnny e Kathryn Spack sono persone estremamente semplici, lontane anni luce da stelle inutili, superficiali e superflue. Stanno dalla parte di Gabriele. Complimenti, se è un ragazzo onesto e coerente, il loro merito va al di sopra di loro. Senza paragoni, all'inizio ho perso. Appartenevamo a una generazione diversa e tutto era diverso allora. Fabrizio Capucci, Daniel Rey e Vladimiro Tuselli / il marito di Kathryn Spack, il matrimonio. Gabriele Guidi e Sabrina Capucci, i figli di Kathryn Spack. Attrice, mi hanno portato via mia figlia. Oltre a Gabriele Guidi, Kathryn Spack ha un'altra figlia, Sabrina Capucci, rimasta incinta all'età di 17 anni. Come vi abbiamo raccontato in un altro articolo, vi invitiamo a saperne di più cliccando qui. Spack era insoddisfatto della casa di Capucci e decise di scappare con la bambina per trovare un futuro migliore per lei e per i suoi figli. Tuttavia, la famiglia del padre di Sabrina, Fabrizio, la condannò e Kathryn Spack fu arrestata a Bardonecchia nelle Montagne Galattiche e riportata a Roma con la gendarmeria. Roberto Alessi / Kathryn Spack. Gravemente ferita, dal collegio alla figlia Sabrina. Incapace di intraprendere la strada del dialogo, il giudice ha affidato la bambina alla nonna, perché secondo lui l'attrice non era altro che una persona moralmente dubbia. Questa scelta ha completamente e irrimediabilmente allontanato Sabrina Capucci dalla madre, Kathryn Spack,